c'è l'errore di Re di Rodi a stacco lontano, la macchina se ne va con Radiant Vac e sfrutta la sua notevole velocità iniziale, va al comando, respinge Raybon in terza posizione, si è sistemato, Rev Up va a precedere il resto del gruppo. 200 metri iniziali che Radiant passa in 15 e guida la corsa. In seconda posizione Raybon, in terza Rev Up va, poi Rabat De Greppi, Raf Maf Q e gli altri. Dopo 350 metri nulla muta, con Radiant che apre la fila, Raybon in seconda posizione, poi Rev Up, Rabat De Greppi in quarta posizione, Raf Maf Q in quinta e in sesta segue Rino Code. I cavalli vengono davanti alle tribune per il passaggio, dopo 600 metri. 29-6, il primo quarto. 46-600 metri, Radiant va a affrontare la curva del caffè in vantaggio, sempre seguito da Raybon, Rev Up va, Rabat De Greppi e poi Ralph Maff Q che prova a venire da, diciamo, un po' dal fondo del gruppo quando Radiant va a completare il mezzo miglio iniziale, lo passa in 1-2 e 1 virgola. Radiant va a affrontare la retta ora di fronte all'arrivo in vantaggio, dalla quarta posizione in anticipo su Ralph Maff Q, muove Rabat De Greppi, scavalca il 3 di Rev Up e va all'inseguimento dei primi due. Radiant completa in 17,5 il primo chilometro, è sotto la minaccia di Rabat De Greppi, Rabat si trascina il Ralf Maff Q seguito da Rino Code e via via gli altri. All'inizio della piegata conclusiva Radiant è ancora in vantaggio, Rabat è una lunghezza, poi più indietro mentre sbaglia Rino Code la coppia composta da Rabat va e Ralf Maff Q che ora numero viene 8, Rino mandato in terza così ancora da Rabat De Greppi, addirittura con Radiant va che l'affronta in vantaggio, gli altri sono ancora più indietro. Radiant si difende, viene avanti in mezzo alla pista sia Ralph Maff Q che Rabat De Greppi. Radiant però si mantiene in vantaggio, lunghi paletti sfugge agli avversari, Radiant va e Maurizio Femmia vengono a vincere davanti a Rabat De Greppi, Nicola Del Rosso, poi a terzo posto Ralph Maff Q e Stefano Manzato. Questi i primi tre sul traguardo, 16-5 per il vincitore. Radiant va da un capo all'altro leader per quanto riguarda l'arrivo. Il 5 al primo posto, poi l'1 di Rabat, il 2, il 3, il 6. 5, 1, 2, 3, 6 premiati, come potete rivedere, 5, 1, 2 la trio. Maurizio Femmia ha i colori e alla guida della sua Radiant Va per il Trek di Sant'Emollo, si aggiudica la Gentleman di giornata, media di 1, 16, 5 dopo calibrato percorso di testa. E per il momento è tutto.